Giorgia Farina, Micaela Ramazzotti. Allora, Micaela, ti abbiamo visto finalmente in un ruolo completamente diverso, ma non soltanto nella tua carriera, proprio nel cinema in generale. È un bellissimo personaggio, molto dark, anaffettivo, vendicativo, calcolatore. Quando hai letto la sceneggiatura, ti è stata più simpatica oppure ti ha più intrigato? Hai avuto un attimo in cui l'hai respinta? Devo dire che mi ha sedotta da subito, mi ha sedotta da subito Giorgia quando l'ho incontrata al festival di Viruppe, lì che ci siamo innamorate perché mi ha raccontato questa storia così diversa, non avevo mai visto al cinema una donna così e quindi è uno sguardo così come quello di una giovane regista come Giorgia che ha voglia di raccontare una donna forte in modo scherzoso, dissacrante, ironico, sfacciato e quindi questo suo modo mi ha subito attratto e subito ci siamo incontrate. Ci siamo messe su, ci siamo messe subito al lavoro per creare questa Anita come una diavolessa perfida, però dal cuore ferito. Giorgia, com'è nata Anita e anche la sua estetica, no? Ma Anita è nata perché avevo voglia di raccontare un personaggio diverso, un personaggio femminile molto moderno che non ha paura di scandalizzare e di vendicarsi ed è disposta a tutto per arrivare dove vuole. Una cosa molto diversa dallo stereotipo del cinema italiano che vede le donne o un po' madonne, quindi buonine, oppure sensuali, ma comunque negative. E da qui nasce un po' questa maschera che ha Micaela nel film. Io sono pazza delle donne di Hitchcock, fredde, algide, e ci siamo un po' ispirate sia per i capelli, per le acconciature che per i vestiti, a una donna che porta una corazza, una maschera e una corazza, come se fosse una vera eroina che va in battaglia. E devo dire che ci siamo divertite Tanto, tantissimo anche a creare questo personaggio così diverso, che poi piano piano si sì. scioglie. Sì. Abbiamo avuto anche tempo di dedicarci a questo, che in genere non c'è mai, invece abbiamo fatto tantissime prove, costume, capelli, trucco, perché ci tenevamo, doveva essere comunque un'eroina Spiazzante. spiazzante, anche mi hanno detto sei anche un po' inquietante, va bene, mi Un po' piaccio così, fetish, un po' anche tutto. fetish, disposta a fare sesso orale pur di ottenere un qualcosa da un Riceverlo, suo riceverlo, che è meglio di farlo, scusami. È vero, riceverlo, lo riceve, riceverlo. giusto. Lo fa con gli altri, lei lo riceve con guanzo. Michela, tu hai contribuito al look con Beh, qualche io idea? guarda, io non vedo l'ora in realtà quando faccio film di farmi fare. Non, fate di me quello che volete, io non vedo l'ora di farmi un po' gestire in realtà, perché gli attori in realtà non sanno mai chi sono e quindi quando arriva qualcuno che ti dice mettiti così, vestiti così, tingiti i capelli, io sono contenta, quindi mi piace essere un pochino succube, Devo dire che in ecco. questo Micaela è bravissima perché si dà veramente, si dona e fa veramente un grande atto d'amore verso di me, verso la regia e verso la storia del film perché sia dal punto di vista di recitazione è molto molto aperta, sia dal punto di vista dell'estetica, beh, è bellissima. Però anche per una donna così bella mettersi in questi panni così diversi è stato difficile, però devo dire che Micaela l'ha sempre vissuto come un gioco. Serio però, Sì, perché ci siamo messe molto su, cioè, abbiamo sì, lavorato molto sì. Sì, seriamente mi piace tutti. essere disponibile, ecco, in questo caso poi con una donna più giovane mi piaceva questa disponibilità. Sentite, velocemente, senza essere politically correct, che cos'è di Anita che c'è un po' in voi? Beh, io vorrei vestiti, vorrei avere tutti i vestiti di Anita. Di me c'è la voglia di essere libera, la libertà. E cosa c'è di me? Già la domanda mi manda. No, cosa c'è di Anita un po' in te? La pancia, la maternità. Mi piacerebbe essere come Anita, così veloce, lucida, matematica. Non sono a quell'altezza lì, no. Anita è superiore, è Raggiungibile. raggiungibile. Quindi abbiamo in comune, ecco, lei è un figlio, ce l'ho due, c'è la maternità, sì. Grazie.